mamme e papà all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar. E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera. I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento. L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti. Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi. Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte. L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate. Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo. Buongiorno, buongiorno ad Alghero. Buongiorno dal Trentino. Oggi siamo insieme ma siamo separati e io sono qui per motivi universitari, ma torno a casa domani sera e quindi ho lasciato Maurizia a casa da sola con i bambini e mi sento parecchio in colpa. Soprattutto perché male. È stata una cosa che è successa abbastanza in fretta e provo un certo senso di colpa. So che non è il massimo, però voglio ammetterlo pubblicamente perché ritengo sia importantissimo. Io che dico sempre che il senso di colpa non serve a niente, abbassa le nostre energie, ci fa sentire peggio di ogni altra cosa. E ma oggi non serve no. A niente. Oggi ti dico che fai bene a sentirti in colpa. Ok, partiamo forte. Siamo partiti forte anche perché ci conviene partire forte per riuscire a continuare in crescendo, perché parliamo di qualcosa di spaventoso, qualcosa che veramente fa paura. Parliamo delle 12 settimane estive di chiusura delle scuole. A volte sono anche 13, dipende dalla regione, dipende dalla scuola, da quando chiude, da quando riapre, quindi è proprio, diciamo, spaventoso. Tra 12 e 13 la differenza non è enorme, ma il concetto di fondo rimane sempre lo stesso e fa paura. 12-13 settimane di chiusura delle scuole. Questo per i genitori può essere un grattacapo, un fastidio risolvibile, può diventare una sorta di missione impossibile. Ma visto che i genitori sono genitori, impossibile non esiste. Perciò, non esiste di cosa stiamo parlando? Nel senso che dobbiamo trovare una soluzione per forza di cose. Assolutamente sì. Dobbiamo trovare una soluzione e l'essere genitore significa anche trovare soluzioni quando apparentemente non ce ne sono. E questa è una cosa che sto scoprendo ogni giorno. E cosa facciamo fare ai bambini d'estate? Beh, intanto cominciamo a pensarci verso fine febbraio, inizio marzo, perché le colonie estive, campi estivi, attività estive di qualunque genere, generalmente chiudono le iscrizioni verso fine aprile, credo. Poi anche questo probabilmente dipende da regione a regione, ma diciamo che già a inizio primavera, forse prima, dobbiamo cominciare a pensarci. Che cosa facciamo fare ai bambini in estate? Questa è una bellissima domanda. Quello che posso dire è che per i genitori, in particolar modo per le mamme, questo può diventare un sovraccarico mentale rispetto al carico mentale che già abbiamo normalmente.
Perché? Perché da dire, scusami, che per i genitori single questo carico di lavoro è almeno raddoppiato, quando va bene. Eh sì, perché rispetto ad un'organizzazione annuale che molto spesso è, come dire, guidata dai tempi della scuola, quindi dagli orari della scuola e dagli orari del lavoro, in base a queste due, questi due orari noi gestiamo la nostra quotidianità, in estate cambia tutto. In particolar modo, chiudendo le scuole, chiaro che noi abbiamo parlato di 12-13 settimane di chiusura a scuole riferendoci alle scuole elementari. Se facciamo riferimento alle materne e agli asili nido, il periodo si accorcia un po', perché per fortuna rimangono aperte fino a fine giugno e ricominciano ai primi di settembre. Qualcuna mi sembra di aver capito che rimane aperta anche a luglio. Quindi diciamo che per i bambini in età di asilo nido o scuola materna il periodo si accorcia. Però è anche vero che molte famiglie hanno un bambino o più in età scolare elementare e un bambino al nido materna, quindi i problemi si raddoppiano, perché mio fratello sta a casa e io no. Quindi diciamo che dobbiamo riorganizzare tutta la nostra quotidianità in base a nuovi ritmi e anche nuovi luoghi, perché anziché portare i bambini alla scuola dove siamo abituati, dovremo portarli altrove. Quindi è un carico mentale che già in primavera, come dicevamo, ci viene messo sulle spalle, e proprio stamattina insistevo nel dire ai papà: prendetevi parte di questo carico sulle vostre spalle, perché le mamme sono quelle che poi alla fine cercano di organizzare tutto, fanno quadrare tutto, mettono insieme i pezzi del puzzle, ma tutto questo crea una tensione, uno stress, un sovraccarico che poi si ripercuote sulle relazioni, in primis sulla relazione di coppia. Quindi dobbiamo sempre agire come una squadra, almeno questo è ciò che tentiamo di fare noi, di agire come una squadra e quindi di dividerci anche i pesi e le responsabilità. Cosa abbiamo fatto noi quest'anno? Ma dipende da che punto di vista vuoi affrontare l'argomento, perché qualcuno potrebbe dire che l'abbiamo affrontato come due freelancer, qualcun altro potrebbe pensare che non ci siamo organizzati minimamente, ma io voglio essere ottimista fino in fondo e quindi ti dico: ci siamo organizzati come due freelance e siamo ben organizzati, direi. Siamo pronti per affrontare le 12 settimane al meglio. Cosa pensi? Ne parlavo stamattina con una mamma, anche lei freelance, e ragionavamo sul fatto che da una parte è sicuramente una fortuna, abbiamo possibilità di organizzarci gli orari, abbiamo flessibilità negli orari di lavoro, a volte ci rimani tu a casa con i bambini, a volte rimango io, riusciamo a gestirci un'agenda condivisa che ci aiuta molto. Dall'altra parte non sempre è una fortuna, perché chiaramente gli impegni di lavoro cambiano anche all'ultimo momento, ti vengono spostati incontri, riunioni, call, eccetera eccetera, e a volte vengono spostati in momenti in cui tu avevi pianificato, tu o io, quindi la coppia aveva pianificato altro. Quindi da una parte, come sempre, due lati della medaglia: da una parte è positivo, dall'altra incasina molto la vita di tutti noi. Fatto sta che noi per quest'estate abbiamo deciso, anzi, su richiesta della bambina più grande, che non ama per nulla le colonie e i campi estivi, abbiamo deciso di non mandarla nessuna di queste attività, di non farle frequentare queste attività e di tenerla invece a casa con noi e con il piccolino, che inizierà il nido a settembre, e quindi quello ce l'avevamo sul gruppone comunque. Amore di mamma,
però il problema rimane. Bene, vedo che abbiamo perso Colum, ma eccomi qua. Tra noi. Ah, eccolo. Qua. Beh, io vado avanti, tranquillo. Vai. Quindi rimarranno entrambi a casa con noi, ci gestiremo in modo alternato e poi troveremo anche i momenti da condividere tutti insieme. Saranno 12 lunghe settimane, abbiamo anche l'aiuto delle nonne, per fortuna, che quest'anno vengono al mare con noi, quindi tra una settimana di mare, una settimana con la zia, un aiuto della nonna e un andirivieni nostro, sopravviveremo anche a quest'estate. Questo però vuol dire che io e te di vacanza non ne facciamo praticamente, e non è bello, mi piacerebbe farla. Quindi il problema dei genitori poi è anche questo, quello di dirsi ok, prendiamoci qualche giorno di vera vacanza anche per noi. Poi ormai ci conoscete, noi drammatizziamo sempre tutto e scherziamo anche drammatizzando e mettendo nella versione estrema le tematiche. Voglio dire però anche che passare del tempo con i propri bambini è una grandissima gioia, è ciò che tutti aspettiamo, no? Chi ha un lavoro fisso e da dipendente aspetta proprio questi momenti in cui può godersi i bambini e passare del tempo insieme. Quindi non è sempre tutto drammatico come lo dipingiamo. Sicuramente però il punto di vista organizzativo di queste 12 settimane è un bel pensiero, è un carico mentale importante, anche perché la domanda che ci siamo posti noi è: se avessimo dovuto scegliere tra le tante proposte che per fortuna il Trentino offre rispetto ad attività estive, se avessimo dovuto scegliere, quali criteri avremmo utilizzato? E in passato, perché in anni passati la nostra bambina più grande ha frequentato delle attività estive, quindi in passato quali criteri abbiamo utilizzato? Ecco, lì ci siamo fermati a fare delle riflessioni. Perché? Il primo criterio che viene, credo, spontaneo a tutti è quello molto organizzativo e molto logistico degli orari, della tempistica, quindi è un'attività estiva part time o è un'attività estiva a tempo pieno, e dove è, in quale località si trova, faccio a tempo ad accompagnare il mio bambino per quell'orario in quel posto prima di andare al lavoro. Quindi questi sono due elementi che ci vincolano necessariamente nella scelta. C'è un terzo elemento vincolante, che è quello economico. Quindi quanto costa questa attività estiva? Noi abbiamo visto, almeno qui dalle nostre parti, che le più economiche vanno dai circa 100 euro a settimana, ma arriviamo anche oltre i 200 euro a settimana, a volte rasentiamo i 300 euro a settimana. Se abbiamo più bambini e a volte anche con un solo bambino in determinate situazioni lavorative ed economiche, è un problema sostenere questa tipologia di costi non solo per un mese, ma per tre mesi. Quindi sicuramente l'aspetto economico ha la sua importanza e dobbiamo tenerne conto. Poi è chiaro che io come pedagogista vi pongo un altro tema, che è a chi affidiamo i nostri bambini. Quindi quando scegliamo un campo, una colonia, un'attività estiva, a chi stiamo dando i nostri bambini? Da una parte, quale tipo di attività propongono, che cosa faranno durante il giorno, sono attività sportive, sono didattiche, sono educative, sono immersi nella natura, ci sono tantissime domande da porsi. Ma poi, chi è che li seguirà quotidianamente? Chi sarà con loro? Che figure sono? Che competenze hanno? Noi purtroppo abbiamo esperienze di anni passati nelle quali sulla carta era tutto meraviglioso e sulla carta era tutto programmato. Poi in realtà nella pratica i bambini sono stati affidati ad educatori, a volte addirittura animatori, quindi senza una preparazione specifica e specialistica dal punto di vista educativo e pedagogico, e
in alcune occasioni molto molto giovani, che significa con poca esperienza e alle volte con poca competenza. Non voglio generalizzare, non voglio dire che i giovani non abbiano esperienza e competenza, lungi da me, anzi, però purtroppo alle volte questo accade. E quindi la domanda è: come possiamo far sì che i nostri bambini siano in buone mani, in mani fidate, in mani competenti? Come possiamo fidarci delle attività, colonie, campi a cui li iscriviamo? A me piace molto quando parti dalla fine, mi piace proprio tanto quando parti dalla fine, come ci ha insegnato Sandro. Però non è il primo criterio che passiamo in rassegna per decidere cosa fare, cosa far fare ai bambini d'estate, perché ci sono sicuramente, anche discutendo, abbiamo trovato almeno altri 4 motivi prima per descrivere tutto il processo che ci porta a scegliere dove iscrivere i bambini per l'estate. Sì, hai ragione, ne ho elencati alcuni, quindi l'orario, part time o full time, dove svolgono le attività, logistica e tempi di trasporto, quanto ci costa, ma non ho elencato forse il primo e dal punto di vista dei bambini il più importante, perché quando noi abbiamo chiesto in anni passati alla bambina quale tipo di attività volesse fare, la risposta è sempre stata quella in cui vanno le mie amiche. E quindi credo che questa sia in realtà la risposta di tutti i bambini: io vado dove vanno i miei amici. È la stessa catastrofe della fine dell'asilo, della fine delle scuole primarie o elementari: voglio andare dove va quell'amico, quell'amica, dove vanno tutti, per non doversi ritrovare di nuovo di fronte all'imbarazzo di non conoscere nessuno e dover fare amicizia. Che adesso non so voi che esperienza avete avuto da bambini, ma non era, la socializzazione non è una cosa facilissima, però il chiedere ai bambini è sicuramente importante, ma ci sono altre cose che poi vanno a incasellarsi, a incastrarsi con quella che è la routine estiva della famiglia. E quindi, per esempio, l'orario è un part time, è full time? Che orario copre? Copre lo stesso orario della scuola? Ci sono dei buchi? Come faccio a coprire questi buchi? Dove si svolgono queste attività? Perché dovrò portarle e andarle a prendere probabilmente in un luogo che non è detto sia vicino, non è detto sia sulla strada per andare al lavoro, e c'è sempre il rischio traffico e il rischio di ritardo. E poi quanto ci costa, che non è un aspetto secondario. Ci sono tanti enti locali e regionali o provinciali, come nel caso della provincia di Trento, che offrono una serie di aiuti economici per sostenere la spesa, ma bastano? È giusto che ricorrere a degli aiuti per attività private? Questa è una domanda che lasciamo aperta, perché ne abbiamo discusso tanto e poi ci piacerebbe parlarne anche insieme a voi. E poi ci sono gli aspetti di natura pedagogica di cui parlava Maurizia, che per noi non sono secondari, ma vengono probabilmente anche dopo le altre considerazioni più pratiche. E poi c'è la questione del chi è che propone questa attività, li conosciamo o non li conosciamo? Sono quelli dell'anno scorso, tutto sommato il bambino e i bambini sono sopravvissuti, quindi possiamo rimandarli anche quest'anno. Ci sono tantissimi aspetti e mi sono reso conto quanto un'attività che può sembrare banale sia invece di una complessità estrema. Pensandoci poi stamattina, l'altra cosa che mi è venuta in mente è: ma questi sono in ordine dal punto di vista burocratico? Quindi se danno da mangiare, hanno persone che possono dare da mangiare e hanno tutto quello che serve per poter erogare dei pasti, sono assicurati, hanno il corso di primo soccorso, sanno chiamare soccorso? Che possono sembrare domande banali, però sono quelle domande
alle quali iniziamo a cercare una risposta dopo che è successo qualcosa. E quando parliamo dei nostri figli, dopo è sicuramente troppo tardi. Allora devo raccontarvi che cosa è successo quando ho iscritto Giada alla prima colonia, credo uno dei pochissimi campi estivi che ha fatto, e a metà, più o meno a metà settimana, proponevano una gita extra regionale, quindi una regione a fianco alla nostra, ma comunque extra regionale, per andare ad un parco acquatico. Premessa, la bambina è sempre stata abbastanza introversa e molto come dire, incline a rimanere a casa piuttosto che a avventurarsi con altri fuori da casa e lontana da me. Quindi il giorno in cui lei mi ha detto che voleva andare a questo parco acquatico con questo gruppo, io chiaramente mi sono sentita di incentivare questa idea, perché la bambina per la prima volta esprimeva la volontà di andare e di allontanarsi. Allo stesso tempo però mi si è accesa subito una lampadina, la preoccupazione di mamma, e le domande sono state proprio quelle che tu hai posto adesso: ma dove vanno? Con chi? Chi li accompagna? Chi guida questo fantomatico pulmino di cui mi hanno parlato? Quali certificazioni, competenze, patenti, esperienza ha questa persona? Ho fatto queste domande al campo estivo, quindi all'associazione che stava organizzando il campo estivo, e mi sono state date delle risposte molto vaghe. Questo non fa altro che aumentare le paure di un genitore, le preoccupazioni di un genitore, e io mi sono trovata nell'ambivalente dubbio di, da una parte, voler dire di sì per lasciarla andare, per aiutarla ad aumentare la sua autostima, per dirle in qualche modo: la mamma si fida di te, tu lo puoi fare, sei in grado di farlo, e dall'altra parte invece la reale preoccupazione di come fosse organizzata questa cosa, visto che non mi venivano date risposte chiare e esaurienti dal mio punto di vista. La mia avventura si è risolta, diciamo, facilmente, nel senso che la sera prima, nel momento in cui stava andando a dormire, la bambina mi ha guardato e mi ha detto: mamma, io però domani non ci voglio andare davvero. E non vi dico la sensazione di leggerezza e il respiro profondo che ho fatto io, che chiaramente gliel'ho chiesto un paio di volte per essere sicura che questa fosse la decisione finale, e alla fine non è andata, non ha partecipato a questa gita. Da una parte, scusami, mi dispiace, però era la doppia soddisfazione: da un lato il fatto che non dovessimo rimanere in pena per via di una serie di incertezze non risolte da parte di chi ha organizzato, dall'altro è anche il grado di maturità della bambina, che ha capito che c'era qualcosa che non andava e il perché qualcosa non andava, e questa è la cosa che secondo me è stata più strepitosa in assoluto. Sì, lei questo si è resa, è vero, conto di che problema ci fosse e l'ha capito. E io, sì, i bambini captano, ovviamente. I bambini captano, i bambini sentono, e quindi, sentendo la nostra preoccupazione anche non espressa, ma evidentemente negli sguardi, nei gesti, c'era qualcosa, lei ha poi preferito e ha deciso di non andare. Mi è dispiaciuto però, perché poteva essere invece un'esperienza importante, un'esperienza bella, e probabilmente non sarebbe successo niente, anzi gli altri bambini sono andati e si sono divertiti molto, non è successo niente. Ma il fatto che l'associazione ci abbia risposto con queste come dire, mezze risposte, non ci ha dato la garanzia, non ci ha dato la sicurezza. Quindi vi portavo l'esempio proprio per sostenere il fatto che anche la comunicazione tra associazioni che organizzano attività e i genitori deve essere assolutamente chiara, assolutamente trasparente. Io mi devo poter fidare e sapere chi guida il pulmino e chi poi sarà con i bambini all'interno di una situazione come un parco acquatico in luglio, che chiaramente non è proprio una situazione, come dire, comune, tranquilla e dove non c'è nessuno.
Quindi sì, a chi affidiamo i nostri bambini è un tema fondamentale dal mio punto di vista. Ci sarebbe da dire che c'è un progetto del Ministero che è nato l'anno scorso che potrebbe in parte risolvere questo problema, creandone però un altro. Sto parlando di Scuola Estate, che quest'anno verrà riproposto con un focus anche legato ai tanti, tanti, tanti bambini e adolescenti che sono giunti dall'Ucraina e che chiaramente hanno bisogno di un supporto molto ampio e soprattutto molto forte da parte non solo della scuola ma di tutta la comunità che li accoglie. E però questo piano Scuola Estate 2002, che a detta di alcuni ha una serie di difetti, però a me sembra un passo importante in una direzione giusta, alla quale arriviamo tra un secondo. Ci sono delle critiche sul piano scuola, ma io il pensiero che ho condiviso insieme a Maurizio è questo: i bambini vanno a scuola tanti mesi durante l'anno e anche durante l'estate, quando dovrebbero comunque svagarsi e lasciare un po' andare, tornano nello stesso posto dove già sono stati tutto l'anno. È buono? Questo potrebbe essere già uno spunto di riflessione interessante. Lo spunto di riflessione però più interessante e su quale mi piacerebbe tanto conoscere la vostra opinione è: ha senso fare 3 mesi, 12 settimane, 13 settimane di fila di vacanze? Perché secondo me assolutamente no, anche perché se guardi i dati non ci sono altri paesi occidentali che possiamo comparare all'Italia con delle ferie così lunghe consecutive. Di solito sono spezzettate durante l'anno e con tempi diversi, perché dopo 3 mesi uno si dimentica cosa vuol dire studiare, cosa vuol dire andare a scuola. Io sono la prova vivente. Però per esempio, per dire un posto che conosco abbastanza bene, in Irlanda le settimane di vacanza sono 6-7 d'estate. Negli Stati Uniti la scuola ricomincia ad agosto, poi fanno lo spring break, però l'estate si fermano circa un mese e mezzo, tolto chiaramente chi deve fare gli esami, che vabbè, ogni tanto capita anche quello. Però a quota 11-12 settimane troviamo Italia, Turchia, Romania, Portogallo, Montenegro, Macedonia. Poi se andiamo a vedere per esempio i paesi scandinavi, la Germania, la Gran Bretagna, la Svizzera, ci attestiamo intorno alle 7 settimane di ferie estive, con degli altri break, delle altre pause durante l'anno però, cosa che noi invece facciamo così così. Questo secondo me è un argomento importante su cui riflettere, perché l'impostazione della scuola dal punto di vista degli orari e dei tempi mi sembra non più molto adeguata a quello che stiamo vivendo oggi, soprattutto dopo la pandemia e tutto il cambio che la pandemia ha portato nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, nel modo di lavorare e anche nel modo di frequentare la scuola e anche l'università. Quindi io vorrei conoscere le vostre riflessioni su questo tema in particolare. Mi trovi assolutamente d'accordo. Ovviamente la domanda che ci siamo posti è proprio: ha senso chiudere le scuole per 3 mesi? Secondo noi no, in realtà non ha più senso. Il mondo è cambiato troppo per rimanere attaccati a questa modalità. Ci siamo però anche interrogati su quali possono essere le alternative. E devo dire che c'è stato in famiglia un bel dibattito, perché ogni alternativa che abbiamo ipotizzato, quindi scuole aperte tutto l'anno, scuole chiuse ma attività proposte e programmate dalla scuola, insomma diverse soluzioni che abbiamo ipotizzato, hanno dei pro ma hanno anche dei grandissimi contro. Quindi, come hai detto giustamente tu, ci interessa sapere l'opinione delle mamme e dei papà all'ascolto. Quali potrebbero essere le soluzioni? Cosa possiamo fare per cambiare questa situazione? Così avete un bel pensiero leggero, leggero per iniziare l'estate. Le scuole stanno per finire e chiaramente ci vuole un bel mattone sul quale continuare a riflettere. Io direi che mamma e papà all'ultima spiaggia torna fra una settimana,
la cosa più bella che potete fare a partire da giovedì mattina alle 7 del mattino è chiedere ad Alexa: Alexa, riproduci il podcast Mamma e Papà l'ultima spiaggia. Alexa ne sarà assolutamente deliziata. Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani. Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista. Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione. E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea. Slang Foil!